Benvenuti in questo appuntamento della nostra Public Kitchen. Come sapete, siamo all'interno di Milano Food Week, questa è la nostra Public, quella è la nostra City. Io sono Francesca, sono una dei project manager su Milano Food Week e oggi vi presento questo particolarissimo story cooking di queste tre bellissime ragazze che parleranno di nutrizione, di sport. Silvia Fasciano, in arte Silvia Fashions. C'è Elisa Carena, che invece è il nostro medico e nutrizionista. Io vi do il benvenuto e vi ringrazio e lascio la parola. Grazie mille Francesca, grazie. Allora, io sono Stefania Panetta e lavoro per CEAN. Come diceva giustamente Francesca, noi abbiamo deciso di partecipare alla Milano Food Week in quanto siamo un'azienda che si occupa della progettazione e dell'allestimento dei supermercati e di punti vendita in generale. Siamo qui per ascoltare le vostre esigenze come consumatori, quindi tutto il concept della nostra Glass House è studiato per entrare in contatto con le persone che tutti i giorni fanno la spesa e per capire quali sono le loro esigenze, per arrivare poi a progettare un punto vendita su misura per il consumatore. La tavola rotonda di oggi è sulla spesa consapevole. Quindi io partirei con la nostra ricetta di oggi, che è un primo, e faremo le nostre pennette senza glutine con gamberi, zucchine e curcuma. Mentre imbastiamo il tutto, io farei partire Silvia. Silvia, io vorrei che ci parlassi un po' del tuo rapporto con il cibo. Io per prima ti seguo, quindi so un po' la tua storia, so che hai avuto un rapporto conflittuale con il cibo e che adesso sei diventata un esempio per tante ragazze che hanno disturbi alimentari o che ne hanno sofferto in passato, quindi vorrei capire con te come si è evoluto il tuo rapporto con il cibo negli anni e qual è adesso, ad oggi, il tuo rapporto con il cibo. Innanzitutto grazie per l'invito. Grazie a te. Allora, il mio rapporto con il cibo è stato appunto conflittuale, mi sono ammalata di anoressia e ho piano piano smesso di mangiare, non avevo nessuna cognizione, cioè non sapevo assolutamente niente di cibo, quindi per me mangiare della carne, mangiare della pasta, della frutta era assolutamente la stessa cosa, perché pensavo in termini di calorie. E per fortuna, da un certo punto di vista, perché seppur mangiassi davvero poco, almeno era arrivata a mangiare solo frutta, che essendo ricca di carboidrati, comunque zuccheri, era qualcosa che mi sosteneva. E poi ho comunque incominciato a anche deciso di voler guarire, basando tutto sul percorso psicologico, e ho anche deciso di cercare di capire e imparare cosa significasse davvero mangiare e cosa ci fosse dietro il cibo e ogni singolo alimento. Così mi sono impegnata nel un po' istruirmi, ho acquistato libri, ho anche fatto delle semplici ricerche online, perché ormai davvero online si può trovare di tutto e di più, anche troppo e sbagliato, quindi insomma è anche giusto, magari quando si fa una ricerca online, prendere tantissime fonti e poi pescare le cose. E anche una cosa che ho fatto è stato testarlo su di me. Ho acquisito le conoscenze base dell'alimentazione e poi ho provato a eseguirle, diciamo, e a applicarle su di me. Tanto che adesso, dal mangiare un frutto al giorno, comunque pochissimo al giorno, e pensare soltanto in termini di chilocalorie, adesso penso al cibo proprio come nutrimento. Gli alimenti sono visti proprio da un punto di vista come ciò che ti aiuta a compiere le funzioni giornaliere. Io ad esempio, può sembrare una cavolata, l'ho detta così, io prima di un esame mangio il salmone perché c'è questa idea che il salmone aiuta la memoria, eccetera. Il salmone dietro, porta fortuna. Sì, no, risotto, salmone, zucchine e curcuma. Quindi, però, cioè, può sembrare una cavolata, ovviamente non è vero, non è che il salmone la sera mi fa passare l'esame il giorno dopo. No, io ci credo. Scaramantico. Però è proprio, cioè, l'idea dietro, comunque il concetto dietro è proprio il cibo come nutrimento per la testa e per il corpo. E per il tema dello spreco, io vivo da sola,
quindi ogni giorno è un aprire il frigo e invece di decidere cosa mangiare è cosa sta per scadere, esatto. Scopriamolo insieme e creiamo qualcosa. Cosa infatti, si può creare? A volte i miei pranzi o i pasti sono un po' delle conclusioni che uno chef potrebbe davvero... Infatti a non sprecare. Esatto. Uno dei trend che sta spopolando... Ne hai fatto uno tra l'altro pochi giorni fa, mi sembra di ricordare, quindi siamo in tema. Uno dei trend che sta spopolando negli ultimi anni è quello dei cosiddetti superfood. Mm. Quindi avocado, zenzero, ma anche e soprattutto i prodotti biologici. Una delle domande che abbiamo fatto tanto ai nostri consumatori è se si preoccupano di consumare questa tipologia di prodotti. Quindi volevo chiedere a te come consumatrice cosa ne pensi di tutti quelli che sono i prodotti bio e poi Elisa magari ci spiega. I prodotti bio, esatto. Io sono una consumatrice informata, nel senso che studio food marketing, quindi il biologico non è un prodotto diverso da quello normale, è una tecnica o un metodo produttivo. Cioè è soltanto il metodo produttivo senza pesticidi o comunque con il meno trattamento possibile. Certo. Quindi è soltanto un metodo produttivo, non è che la zucchina biologica è diversa da quella, dalla zucchina normale. Vengono utilizzati delle metodologie che giustificano un prezzo maggiore. Comunque da un punto di vista di genuinità possono essere migliori, ma dal punto di vista nutrizionale, dimmi se sbaglio, ma... Ma lì, dal punto di vista nutrizionale penso che dipenda tanto anche dal terreno di coltura, cioè da quello che è presente nel terreno di coltura. Quindi viene in mente appunto il minerale che può essere ferro, zinco, magnesio, dipende tanto dal terreno in cui viene coltivato l'alimento. Secondo me dal punto di vista nutrizionale sono assolutamente allo stesso livello, non contengono appunto tutte queste sostanze, esatto, per cui vengono controllati. Quindi è importante secondo me, se qualcuno ha le possibilità anche economiche, perché alla fine si basa su quello, sostenere, certo, questo tipo di agricoltura. Cioè più che altro il problema è che si pensa è biologico, fa dimagrire, ma come, esatto, per tutto il resto, esatto, è senza integrale. Glutine e fa dimagrire. Integrale. Quindi senza glutine potremmo, cioè, guardare gli ingredienti dei prodotti e sono decisamente peggiori di prodotti normali col glutine. Ed è proprio l'idea. Per i superfoods, allora, indubbiamente ci sono queste, che io chiamo polveri, semi, granaglie varie, che hanno delle proprietà organolettiche o comunque nutritive che possono portare dei benefici, però cioè, ad esempio i mirtilli sono antiossidanti, se non sbaglio, ma, esatto, però cioè, per essere davvero antiossidanti quanti mirtilli ti dovrai mangiare nella vita, cioè anche un prodotto cui proprietà vengono decantate, si deve andare anche a vedere quanto in realtà contiene di quelle proprietà quel prodotto, comunque di quantità in generale quel prodotto, per essere davvero performante, perché sennò mi aggancio a quello che dice Silvia, stessa cosa, ma al contrario, sull'indice sì, glicemico, no alle carote perché hanno l'indice glicemico alto, no alle patate perché hanno l'indice glicemico alto. Pensate che per avere un indice glicemico effettivamente alto delle carote bisognerebbe mangiarle 650 grammi, allora sfido chiunque a mangiarsi 6 etti e mezzo di carote. Per cui, anziché dire indice glicemico, adesso si parla di carico glicemico, o demonizzati, no? Non si può mangiare per l'indice glicemico, in realtà no, è il carico glicemico che fa. Si mangia? Ah, magari diamo un assaggino. Un assaggino, nel senso. Non bisognerebbe mai scendere al di sotto del proprio metabolismo basale quando si intraprende un percorso, certo. E dico percorso, non sprint. Perché come si diceva prima, lo sprint si fa quando hai quei 4 kg da perdere, perché magari vai una settimana al mare e vuoi averla ben scolpita. Aiuto, aiuto. Siamo in ritardo. No, era l'ultima settimana prima di andare al mare, fammi dimagrire adesso. Esatto, quelli sono sprint, in realtà i percorsi,
sono percorsi, sono viaggi di sana alimentazione, quindi non bisogna mai scendere a 1100-1200 calorie, perché lì si inchioda il metabolismo, certo. Davvero. Quindi innanzitutto iniziate a diffidare da questi schemi alimentari che non sono personalizzati. Poi, tante cose sono vere su internet, io a volte vado su internet a fare delle ricerche, ma vado su siti scientifici, per esempio PubMed è non plus ultra, non vado su Vita Green, cioè. Però a volte anche Vita Green può dare delle informazioni utilissime, non la prenderei però a tutto tondo. Dovrebbero stimolare a continuare l'informazione. L'informazione. Il mio più grande consiglio è di rivolgervi a un esperto, sia che vogliate intraprendere appunto magari un percorso di voglio dimagrire o voglio rimettermi in forma, insomma qualsiasi cosa vogliate fare, di rivolgervi a un nutrizionista esperto. E soprattutto, secondo me, l'esperto è quello che non demonizza nessun alimento, certo. Cioè che non vi toglie appunto la pasta, che non vi toglie, a meno che sotto non ci siano delle patologie, e allora sì, ma se siete in salute, una dieta fisiologica, cioè per la persona che è in salute, non vieta nessun alimento. Io per esempio, quando elaboro un piano alimentare, se la persona mi dice io non riesco a vivere senza dolci, perfetto, io nel suo piano alimentare, compatibilmente con le calorie che deve assumere durante la giornata, io un pezzo di cioccolato fondente glielo metto tutti i giorni. Perché? Perché tanto so che se quella persona lì ama il dolce, sgarra. Esatto. È naturale. Esatto. È naturale. E poi il cioccolato fondente, un pezzettino al giorno, fa anche bene. Io morderei tutto il giorno se al mattino saltassi la colazione senza cioccolato. Quindi io al mattino mi mangio il mio cioccolato e me lo gusto anche. Più che altro è proprio l'idea di appagamento, sì. Nel senso, io oltre all'anoressia ho sofferto anche di bulimia e avevo capito che la buffata mi scattava nel momento in cui imponeva al mio cervello di non mangiare qualcosa, cioè se lui mi diceva vorrei quello, io dicevo ecco quello no, mi fa ingrassare. Quindi nel momento in cui ho capito che dovevo assecondarlo e cedere a quella voglia di un cubetto rispetto a tener duro e poi cadere nel mangiarmi 10 tavolette, alla fine si andava a equilibrare e così almeno vivevo tranquilla, perché ovviamente nel momento in cui mi imponevo di no, poi tutto il momento finché non cedevo pensavo sempre soltanto a quello, esatto. E non vivevo, esatto. Quindi è proprio questo l'equilibrio perché mentale da aggiungere a tutto questo. Sono le emozioni che parlano. Noi siamo abituati a parlare con l'emisfero sinistro perché è l'emisfero che si occupa appunto del linguaggio, della parte cognitiva, e parliamo poco con l'emisfero destro che invece è la parte più emotiva. E l'alimentazione è tanta emozione. Io penso a quanti pazienti ho che mangiano nei momenti di rabbia, tristezza, noia, stanchezza, stress. Pensate che hanno fatto degli studi su dei topi, hanno tolto dei geni, ne hanno messi altri, insomma li hanno comparati, e hanno capito che lo stress cronico, quello che viviamo noi magari tutti i giorni, chi si arrabbia col vicino di casa, chi col marito, chi è triste, non lo so, ognuno ha i suoi stress, sono pro obesità, pro sovrappeso. Durante le nostre interviste doppie, così poi colgo l'occasione per chiamare anche Paola come rappresentante di CEAN, una delle domande che abbiamo fatto ai nostri consumatori è stata quella di conoscere da loro che cosa manca nel loro punto vendita, oppure quale servizio aggiungeresti al tuo punto vendita ideale, e molti di questi ci hanno risposto che vorrebbero una persona, una fonte attendibile, quindi una persona che si occupi di nutrizione piuttosto che un sommelier, comunque degli esperti del settore che li consiglino nella spesa. Quindi sia a livello di comunicazione nel punto vendita, sia con la presenza fisica di una persona, potersi affidare a qualcuno per fare la propria spesa, insomma, non intesa come dieta, ma proprio come conoscenza dei prodotti che sto comprando.
quindi volevo chiedere a voi cosa ne pensate e poi Paola invece ci spiega come ci muoviamo verso la progettazione dei punti vendita per rispondere a queste esigenze. Allora, nel senso, il consumatore o comunque lo shopper è sempre veloce, cioè la spesa ormai è più smart possibile, più veloce, entrare, uscire, prendere le cose, e seppur io sia una che io amo fare la spesa, cioè io davvero adesso mi metterei qui e guarderei ogni singolo prodotto, però non ho tempo, cioè la persona che ha tempo è l'anziano, è il neanche il disoccupato, cioè obiettivamente le persone non hanno più tanto tempo da dedicare alla spesa. Quindi avere qualcuno lì disponibile, cioè lo guardo e gli dico mi piacerebbe, però devo scappare, ciao. Quindi personalmente sarebbe bello, però per me è infattibile. Invece a livello di comunicazione all'interno del punto vendita, quindi sulla qualità dei prodotti, sulla stagionalità dei prodotti, tu trovi che sia abbastanza chiaro o aggiungeresti qualcosa? No, aggiungerei qualcosa. Io nei punti vendita che frequento non c'è niente riguardo la stagionalità, cioè l'unico che conosco è, se posso nominarlo, no, è un supermercato sì, vicino a casa, insomma, internazionale, e quindi che ha proprio la tabella, la ruota, quindi entri e guardi. Personalmente spesso vado dritta anch'io, quindi sì, c'è da lavorare su questo, secondo me, sinceramente sì. Sulla comunicazione, più io punterei più sulla visiva, la pasta. Silvia parlava di tempo ed è vero, è probabilmente il bene più prezioso che abbiamo in questo momento. Quando studiamo la comunicazione, il nostro primo obiettivo, al di là del contenuto che è sempre fondamentale e quello ce lo dà ovviamente il cliente, l'insegna, è quello di dargli una veste coinvolgente e poi di studiare una comunicazione che informi, che sia utile, che sia essenziale, che cerchi di soddisfare quelle che sono veramente le esigenze immediate a livello di cibo, a livello di qualità dei prodotti. Quindi ci sono tutta una serie di cose, tipo informazioni sulle etichette, informazioni ai banchi serviti, informazioni alle casse, e soprattutto anche un'informazione a livello tecnologico, quindi abbinare non soltanto la comunicazione al punto vendita ma anche tutta una serie di di soluzioni digitali che possono andare in questa direzione, quindi non lo so, un buon vino abbinato per esempio a una playlist di musica particolare che stiamo progettando e che uscirà tra poco, piuttosto che altre cose che vanno, insomma, sono dei piccoli suggerimenti per rendere un pochettino più frizzante un pasto, una serata o semplicemente la spesa quotidiana.